Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy XVI perché le cacce non finiscono mai. Perché dico questo? Perché nel momento in cui ho completato il gioco, per chi ovviamente ha assistito o comunque ha visto la mia o vedrà successivamente poi le mie la mia blind run, avrà visto e notato che praticamente non ho fatto mai side quest in live, perché le ho rifatte poi per conto mio a parte, proprio per evitare di spezzare il ritmo della storia e quindi avere anche per me qualcosa da fare durante i vari periodi di registrazione e i vari periodi ovviamente morti tra virgolette in live. Le cacce continuano con le ultime side quest che si sbloccano prima di raggiungere l'origine, che è praticamente la parte finale della nostra storia. Che cosa succede? Succede che si sbloccano delle altre cacce se facciamo le side quest, e più precisamente se ne sbloccano, se non sbaglio, altre 4 addirittura, non ricordo. Dovrebbero essere all'incirca altre 4, sì, e come potete vedere sono le ultime 4 cacce che in teoria dovrebbero chiudere il cerchio dei ricercati per quanto riguarda Final Fantasy XVI. Il primo che dobbiamo andare a affrontare, tra l'altro, è collegato ad una side quest. Infatti io non ho completato la side quest proprio perché questo ricercato è collegato ad essa. Un mostro nato tra le mura della prigione di Balmung è probabilmente la bestia più pericolosa che l'uomo conosca. Sid, ti imploriamo di ucciderla, non solo per rendere il mondo un posto più sicuro, ma così che i portatori che hanno perso la vita per mano di quell'orribile creatura possano infine essere vendicati. Perdona l'insolenza, ma crediamo che solo tu sia in grado di uscire vivo da quella gabbia. Perché parla di prigione e perché parla di gabbia? Perché la side quest in questione ci fa scoprire appunto che questo Behemoth, che tra l'altro è un Behemoth Akashic, da come si vede anche dalla rappresentazione grafica, praticamente si nutriva di portatori. Quindi cosa facevano lì nel regno di Walud? I portatori venivano utilizzati e poi, quando infine stavano per morire e quindi erano scarichi della loro energia e stavano quasi per trasformarsi, venivano offerti come sacrificio per questo Behemoth. Questo Behemoth, tra l'altro, si trova in questa zona, che è una delle zone del prefinale, e si trova proprio dentro un'arena, dentro la prigione, cioè dentro l'arena della prigione, che veniva per l'appunto utilizzata per cibare questo Behemoth. Vedete, si trova praticamente là sotto, e quella è l'arena che dobbiamo andare a raggiungere. Per cui mi metto in marcia e ci vediamo davanti al nostro amichetto. Eccoci qua, come potete vedere il nostro amico ci sta già aspettando. Ora non ricordo da dove si entrava, no, mi sa che si entrava dall'altro lato, che c'era l'apertura, e siamo pronti per poterlo sconfiggere. Inoltre abbiamo anche Joshua e Jill nel party, proprio perché abbiamo fatto le loro side quest, quindi fare le loro side quest ci ha permesso di averli in party. Noi abbiamo già affrontato un Behemoth durante il gameplay, durante la storia, quindi sappiamo già come si muove e quello che fa, per cui dovrebbe risultare più semplice adesso. La bestia seminerebbe il caos. Non posso permetterlo. No, non me l'ha fatto il Perry. Dobbiamo fare attenzione alle fiammate. Qui purtroppo l'abbiamo mancato, perché lui si sposta, giustamente, il maledetto infame. Però adesso è praticamente sotto la mia mercé.
Ups, ho dimenticato di staccare le notifiche. Le notifiche del ovviamente del browser, perdonatemi. C'è Popper Behemoth e abbiamo anche in questo caso ottenuto tutto ciò che ci interessava della nostra caccia. E quindi abbiamo anche completato in teoria la side quest che stavamo finalmente seguendo. Sid, sei ferito? Sto bene, credo. No. Che cos'è? Un diario. L'avevo dato a Chadwick prima di separarci. Era davvero qui. Pensi che quella creatura... deve essersi battuto fino all'ultimo. La ragazza è salva grazie a lui. Chadwick. Stupido. Andiamo. Dobbiamo riportarla al rifugio. Non vogliamo che il suo sacrificio sia stato vano. No, certo che no. Diciamo che da un lato una delle cose che ho apprezzato in mi parte di lei d'ora in poi è che qui le side quest fanno comunque parte della lore, cioè sono state integrate con la storia del gioco e non sono soltanto side quest senza senso dove ti dicono porta questo, porta quello, cioè tu per portare un oggetto, per fare una cosa, per c'è sempre comunque una motivazione dietro che è legata alla storia e non è un compito random che tu fai giusto per, è un qualcosa che comunque che è contestualizzato. Quella ragazza. Spero che si è una delle poche cose che ho apprezzato, anche se poi se lentamente. Le side quest di per sé rimangono abbastanza noiose in alcuni casi, perché cioè prendi l'oggetto, porta l'oggetto, parla con Tizio, parla con Caio. È andata bene. Quindi mi dispiace non aver potuto salvare Chadwick. Sempre la stessa cosa. Senza il tuo aiuto non avrei mai scoperto cosa gli fosse successo. Quanto ha lottato per riuscire a salvarla, per salvare Hyde e Marie. È proprio l'uomo che ricordo. L'uomo che per me era un fratello. Vorrei averlo incontrato. Vorrei saperne di più del tuo passato. Se non ti dispiace, ovvio. Ma certo. Hai già incontrato la mia vecchia padrona. A me, a Chadwick, ha insegnato due cose. Uccidere e obbedire. Vabbè, ma qui mi sta raccontando praticamente tutta la storia. Per anni siamo stati le sue lame nell'uomo. Così fuggimmo. Dopo tanto addestramento, prestare servizio era una seconda natura. Ma anche nella prigionia. Va bene. Questo ovviamente ne è la prova. E gli spezzo. Possiamo andare avanti. Lotterò fino all'ultimo respiro. Grazie, Doris. Anche perché, essendo comunque la fase finale, tutte le side quest sono incentrate sui protagonisti, diciamo, dell'avventura. Quindi ci sono side quest per Jill, per Joshua, per lo zio, per un po' tutti. Ah, addirittura anche aumento di livello. Che tra l'altro il capo dovrebbe essere al 50. Gangnir, soffio dell'oscurità. Dovrebbe essere al 50, perché poi la modalità Final Fantasy sblocca il livello 100. Quindi diciamo che da questo punto di vista dovrebbe essere come il remake, tra virgolette. Comunque, anche questa caccia è andata e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Adieu.